Novafente e Verucchio tornano a sfidarsi a distanza di 3 mesi. Ad agosto in Coppa Emilia furono in rossanero ad imporsi con il risultato all'inglese. Dopo aver perso il primo derby della Valmarecchia tra le mura amiche con i Sant'Ermete, Novafente cerca il più successo nei derby contro una formazione, tra l'altro, lanciata in classifica, anche se giallo-blu arrivano a 2 successi consecutivi e in effetti vice Novafente e Verucchio danno vita a un derby avvincente. Gli ospiti, ben messi in campo dal proprio tecnico, fanno la voce grossa alzando il tiro già al quarto quando in acrobazia Michili centra il palo. La vivacità del rossanero crea scompiglio alla retroguardia locale che tuttavia appare ordinata con fattori in particolar modo che giganteggia al centro della difesa. I tentativi di Genghini e Tamburini dalla distanza non recano problemi alla porta difesa da Spadazzi. Il gol ospite arriva però al minuto 23. Una palla persa malamente dai giallo-blu favorisce l'affondo di Michili che nonostante scivoli al momento della battuta riesce a mettere al centro un assist invitante per la corrente Carlà. Bravo nell'anticipo su Seccaroni e l'attaccante vero in spaccata non perdona. Per l'attaccante De Verrucchio si tratta del secondo gol inflitto a Novafente dopo quello riservato ad agosto in Coppa Emilia. Qualche minuto dopo il rossanero sfiora il raddoppio con Ortibaldi che sale in cielo ma di testa centra la traversa. Il Novafente si rende pericoloso per la prima volta al minuto 35 quando Stefanelli di forza ruba palla allo stesso Ortibaldi volandosi verso la porta avversaria calciando però a lato. Nella ripresa l'atteggiamento del Novafente è più propositivo, ad incutere timore a Maggioli ci pensa Stefanelli che fin da subito dal corner di testa mette alto. Dall'altra parte Genghini è desideroso di mettere il proprio sigillo a match ma la sua conclusione non crea scompiglio alla retroguardia di casa, stessa cosa per l'alto Genghini con la maglia numero 4. Tuttavia la retroguardia di casa rischia di essere trafitta in contropiede quando un'uscita di Spadazzi su Michili risulta essere provvidenziale. Poi, infine, occorre il tempestivo intervento di Fattoni in spaccata ad anticipare Calà evitando il possibile colpo del KO. L'inserimento di Baldinini fa bene a Novafente, è la medicina giusta, proprio ne ho entrato a sfruttare nel migliore dei modi l'assist di Cupi, trasformando in oro quel pallone, compiendo uno straordinario gesto tecnico di tacco che non lascia scampo a Maggioli. Da Manquin challenge l'esultanza, ma Baldinini come hai fatto verrebbe da chiedersi, sentiamo. Ma c'è stato un cross di Cupi e io sul primo palo l'ho presa di tacco, ci vuole anche fortuna, ci entra molto la fortuna credo, uno ci prova poi dopo magari influisce molto la fortuna. I tifosi apprezzano il tacco del loro idolo cantando a squarciagola mentre Costa è quasi incredulo. Abbiamo giocato un'ottima partita, eravamo messi molto bene in campo, sapevamo che loro avevano difficoltà da lateralmente, li abbiamo aggrediti sempre, non li abbiamo fatti giocare, abbiamo cercato di verticalizzare il più possibile, solo che il calcio è questo, è spietato. Le partite oggi avevamo un'opportunità, ho saputo che gli altri Ligea ha pareggiato. Mi dispiace, ho il rammarico perché le partite quando vanno chiuse e alla fine il Novafente si è messo il cuore e il pari penso che sia giusto, però non ho niente da imputare ai ragazzi perché hanno giocato una partita veramente sopra le righe per 90 e passa minuti. Il Verrucchio accusa il colpo, la stanchezza tra le file dei ragazzi di Costa si avverte dopo aver gestito per lungo tempo la partita, gli ospiti lasciano le redini del gioco ai padroni di casa che sfiorano il colpaccio con una gran conclusione di Sebastiani sul quale Maggioli si supera togliendo il pallone da set alla propria destra. A foto finish arriva il contropiede del Verrucchio smorzato da un intervento da munizione di Raffaelli. Dalla punizione nasce l'ultima occasione del match con Genghini che non inquadra il bersaglio. Un punto prezioso per ambedue le formazioni ma soprattutto i complimenti vanno ad entrambe le squadre che hanno reso avvincente e divertente un match che per le qualità tecniche vista all'opera e per l'intensità è stato da categoria superiore.